Ascoltiamo la parola d'oggi, molto bella, 21 dicembre. Dal Cantico dei Cantici, una voce, l'amato mio. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Nell'ultimo tratto del cammino di Advento lasciamoci guidare da questi due verbi, alzarsi e camminare in fretta. Sono due movimenti che Maria ha fatto e che invita anche a noi a fare in vista del Natale. Anzitutto alzarsi. Dopo l'annuncio dell'angelo per la Vergine si profilava un periodo difficile. La sua gravidanza in attesa la esponeva a incomprensione e anche a pene severe, anche alla lapidazione nella cultura di quel tempo. Immaginiamo quanti pensieri e turbamenti aveva. Tuttavia non si scoraggia, non si abbatte, ma si alza. Non volge lo sguardo in basso verso i problemi, ma in alto verso Dio, e non pensa a chi chiedere aiuto, ma a chi portare aiuto. Sempre pensa agli altri. Così è Maria, pensando sempre ai bisogni degli altri. Sempre Maria pensa agli altri, pensa a noi anche. Impariamo dalla Madonna questo modo di reagire, alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano di schiacciarci. Alzarci per non rimanere impantanati nei problemi, sprofondando nell'autocommiserazione o cadendo, è triste questo, in una tristezza che ci paralizza. Va uno dentro e rimane nella tristezza. Ma perché alzarci? Perché Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi gli tendiamo la mano. Allora gettiamo in Lui i pensieri negativi, le paure che bloccano ogni slancio e che impediscono di andare avanti. E poi facciamo come Maria: guardiamoci attorno e cerchiamo qualche persona a cui possiamo essere di aiuto. Proprio magnifica la parola, che bellezza! Il Signore continua a guardarci, a darci un alimento. Come due giorni fa abbiamo ascoltato l'Annunciazione ad Elisabetta, ieri l'Annunciazione a Maria. Oggi viene questa dinamica, come diceva Papa Francesco, questi due verbi, no? Il alzarsi
non solo dalla comodità, come diceva lui, anche alzarsi dei problemi, alzarsi della difficoltà, della mancanza di speranza, alzarsi quando è la brutta bestiaccia ti fa credere che niente può cambiare, che tuo figlio, che tuo marito, la tua moglie, che i tuoi suoceri, santi suoceri, che i tuoi genitori non possono cambiare, che i tuoi fratelli non possono cambiare. Tutto un inganno forte dalla brutta bestia. Cioè, è possibile, alzati e poi andare in fretta, non perdere il tempo. Il tempo ce lo facciamo in certa forma noi, perché esiste solo l'oggi. Ed è questo il giorno dell'annuncio, il giorno della liberazione. A me piace tantissimo la parola d'oggi, perché è Maria quella che sta portando al Salvatore. È Maria quella, il primo tabernacolo che ce lo porta, ce lo presenta. È come che il Signore viene a noi. E questo si ripete nella nostra vita cristiana. Ogni volta che tu preghi, ogni volta che ti metti nella presenza del Signore, ogni volta che tu ricevi l'Eucaristia, è il Signore che viene a te. È il Signore che entra dentro di te, ti trasforma. E come diceva la prima parola del Cantico dei Cantici, è l'amato che viene alla ricerca tua. E sono sicuro che se tu sperimenti l'amore di Dio, già stai sentendo quelle farfalle nello stomaco, quello che ti spinge a fare le cose che in un altro momento non le faresti. Sentire questa forza interiore, questa spinta a fare, a parlare, ad annunciarlo, a cambiare di vita, a smettere, a correggerti e a correggere. Lo senti da dentro, come l'amore degli adolescenti, no? Sperimentare quello. Incontrati oggi forte con Gesù Cristo, non lasciare passare il tempo, e diventa anche tu un tabernacolo per altri affamati, per altri che sono lì paralizzati dalla comodità, paralizzati dalla forma di vita, paralizzati dell'abitudine, paralizzate molte volte da tradizioni cristiane che sono diventate un matone, cioè non si convertono. Che bello, godiamoci questo giorno. Maranatha, vieni, Signore Gesù.